Fare la metà delle cose, ma farle bene. È l'idea su cui si sta muovendo l'amministrazione comunale di Pescara in vista delle prossime festività natalizie. Il periodo di austerità e di oggettiva difficoltà che grava su famiglie e attività imprenditoriali impone scelte parsimoniose, ma il Natale sarà comunque di qualità. Il concetto è stato ribadito in una riunione di maggioranza 2 giorni fa, seppure tra qualche distinguo. L'importante è partire subito e anche catturare qualche sponsor che partecipi alle spese, come spiega l'assessore ai grandi eventi, al turismo e al commercio, Alfredo Cremonese. Partire subito ci dà la grande possibilità di prendere i migliori prezzi presenti sul mercato. Fra pochi giorni partirà un avviso e capiremo quali sono questi prezzi. E poi sicuramente tanti sponsor che hanno visto la qualità degli eventi che sono stati creati dal Comune di Pescara quest'estate, da maggio fino a settembre, già si sono fatti avanti. Sicuramente riteniamo che gli sponsor ci potranno dare una grande mano. Non dimentichiamoci anche dell'importante aiuto e del supporto che abbiamo sempre avuto dalla Regione Abruzzo. Voglio ringraziare sia il presidente Marsilio sia il presidente Sospiri, e noi riteniamo che anche in questa fase delicata la regione ci sarà accanto per questa importante per questo importante momento che la città di Pescara sta vivendo. Io mi sento di dire che c'è unità di intenti, perché la nostra maggioranza è una maggioranza responsabile, condotta egregiamente dal sindaco Carlo Masci, e anche per quanto riguarda gli eventi abbiamo stabilito di andare avanti e di cercare di dare un Natale di grande qualità. Chiaramente siamo consapevoli del momento, siamo consapevoli che le risorse devono essere destinate alle esigenze primarie, ma è anche vero che dobbiamo comunque far vivere la città, creare economia. Questo è importante, perché soltanto creando economia possiamo avere degli introiti che poi potranno essere utilizzati non solo per quelli che sono gli scopi del comune, ma anche per aiutare le persone che si trovano un po' più in difficoltà. Per dirne una, l'anno scorso quasi tutta la città è stata piena di luminarie, quest'anno ci sarà un po' meno luce? Ma il ragionamento che si sta facendo è di cercare di razionalizzare, perché la spesa chiaramente è totalmente cambiata. Diciamo che abbiamo ormai oggi i costi dell'energia elettrica sono di fatto triplicati. Tenete conto che noi, il Comune di Pescara, spendeva circa 5 milioni, 4 milioni 8 di energia elettrica, siamo arrivati a oltre 12 milioni. Questo per dare un dato concreto di quello che sta accadendo. È chiaro che la responsabilità ci impone di fare delle scelte, ne stiamo parlando, ne stiamo discutendo, ma alla fine ragioneremo nella maniera più sana per la nostra città. Spettacoli ci saranno comunque? Gli spettacoli ci saranno, perché tutto si può fare, e sono sicuro che riusciremo a dare una stagione di grandissima qualità alla città di Pescara.